Benissimo, eh, allora cominciamo. Allora questa è la... buonasera a tutti prima di tutta. Prima, prima di tutto, scusate un attimo che ci sono delle persone che debbono entrare. Ah. Allora, scusate l'interruzione, ma ho dovuto far entrare qualcuno che, che è arrivato in ritardo. Ah, eh, questa è la prima lezione eh, vera che facciamo in preparazione di una passeggiata. La passeggiata sarà a Rione Ripa. Il Rione Ripa è, è uno dei rioni apparentemente più periferici di Roma. Eh, questo nome in realtà si riferisce a... A, a, a un territorio molto più vasto rispetto alle dimensioni attuali, Rione Ripa mh, prendeva i due Aventini, eh, la pianura di Testaccio e arrivava fino all'isola Tiberina in, in origine. Eh, devo dire che mi ci sono avvicinato. Eh, pensando a questo e pensando che tutto sommato fosse una cosa semplice. In realtà mi sono reso conto che è un rione molto più complesso di quello che, che io stessi immaginassi, lo confesso. Tant'è che ho pensato di iniziare con un, eh, con un verso di Giuseppe Gioacchino Belli che descrive bene la situazione. Eh, in realtà questo è tratto da un sonetto di tutt'altro argomento ovviamente non parlava del rione Ripa però le conclusioni le trovo le trovo azzeccate eh, gira che ta rigira in conclusione benissimo a capire che sono misteri allora di misteri ne ho incontrati parecchi nella preparazione di questa passeggiata spero di essere riuscito qualcuno a renderlo un po' meno misterioso comunque valuterete voi quello che sarò riuscito a fare adesso cominciamo sul serio questa, dopo questo, questo gioco sul, sul verso di Belli iniziamo con un sonetto di Belli come la volta scorsa eh, per chi non ci fosse stato le, le volte scorse, Giuseppe Gioachino Belli è un po' il nostro, il nostro Virgilio in queste, in queste riunioni, perché ha lasciato più di 2200 sonetti che raccontano di Roma e soprattutto del suo popolo. Eh, è una miniera inesauribile di informazioni, tutte molto accurate, peraltro, eh, che trattano gli aspetti più vari della vita a Roma. Eh, si parla di, di popolo, di nobili, di eh, poco della struttura della città, ma insomma è veramente un'opera un da cui non si può prescindere. Allora cominciamo con un sonetto di Belli che vi leggerò, dopo cominceremo. Eh, a parlare invece del rione riva, questo sonetto si chiama L'Orazione alla Minerva. La Minerva è Santa Maria Sopra Minerva, eh, una chiesa che sta al centro di Roma, a piazza della Minerva, vicino al Pantheon. Eh, Non è possibile, scusate. No, 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 non entrano più. Di... Ok, e, è una chiesa che ha un'immagine della Madonna a cui i romani sono molto devoti, e tutto il sonetto ruota intorno al rapporto tra la voce narrante, che è un, probabilmente un servitore, e, e la Madonna del Rosario, appunto. E, è interessante questo sonetto perché al di là dell'aspetto eh, forse anche comico è diviso nettamente in, in due registri. Il primo registro eh, è drammatico nel senso che eh, è sul serio diciamo. Poi pian piano... Il registro e il contesto del sonetto si sposta verso problemi più, più quotidiani lo vedrete leggendolo e alla fine nelle due versine viene fuori quello che, eh, che la voce narrante eh, chiede alla madonna è, è una cosa molto precisa quindi as ascoltate il sonetto allora innanzitutto questo sonetto inizia con vergine benedetta del rosario io ho una versione, sono abituata a una versione che dice Madonna benedetta del Rosario. Quindi mi scuserete se non sono proprio fedele alla, a, a, questa, a questa versione. Madonna benedetta del Rosario, voi che con sette spade in mezzo al vi incontrassi o avete il Redentore a morire morto in croce in sur Carvario, muovete a pietà del servitore che gli ammanca un sinenter necessario, fategli crescere un scudo di salario, per pagare la pigione all'esattore. Voi lo sapete, che io servo da un prelato, che mi ha promesso in ogni malattia, della Sam si muore giubilato. Dunque, beata Vergine Maria, benedite la voglia che ha mostrato, ricoglietelo presto, e a cui sia. Allora, questo sonetto... Eh, vabbè, la prima quartina è drammatica Madonna Benedetta del Rosario voi con sette spade in mezzo al cuore eccetera eccetera poi dalla, dalla seconda quartina in poi comincia la questione personale l'interesse personale prima di tutto la prende un po' alla larga eh, abbiate pietà di un servitore a cui manca persino il necessario cerco di tradurlo per quanto possibile in italiano fategli guadagnare almeno uno scudo di, eh, di salario per poter pagare l'affitto della casa per pagare la pigione all'esattore e poi adesso qua comincia la richiesta vera voi sapete che io faccio il servitore da un prelato che ha promesso, che mi ha promesso ogni volta che è stato male di lasciarmi se dovesse morire giubilato giubilato significa ricco eh, la giubilazione è anche la pensione, per esempio. Insomma, comunque è una rendita garantita a vita natural durante. Dunque, Beata Vergine Maria, quindi Beata Amato no. Vergine, benedite la voglia che ha mostrato. A ricoglietelo presto e così sia, a ricoglietelo presto significa fatelo morire rapidamente e amen, quindi come vedete si è passati da, da una cosa molto, molto pesante, molto drammatica, una cosa via via più leggera fino a che è venuto fuori, insomma ma fatelo morire in modo che io possa guadagnare qualcosa e campar meglio. Bene, adesso cominciamo dopo... Dopo l'incontro con Belli cominciamo la nostra chiacchierata. Allora, innanzitutto si parla del rione Riva, questo qua eh, l'abbiamo chiarito. Di che cosa ci vogliamo occupare? Vogliamo raccontare un rione, come vi ho detto, che è solo apparentemente periferico. Ed è comunque permeato da un'atmosfera che non è percepibile in altre parti di Roma. Quando ci andremo, se riusciamo a, a muoverci domenica, io spero, spero di sì. Vedrete che, che sembra quasi di entrare in un altro mondo, c'è poco traffico, eh, le case sono sparse, non, eh, non c'è quell'edilizia intensiva che si vede in altre parti di Roma. Eh, direi che la cifra principale è il silenzio quando si va lì, almeno il silenzio rispetto al livello di, di rumore che c'è in altre parti di Roma. Quindi eh, cercheremo di, di raccontare il Rione attraverso una storia che è complessa, come vi ho detto, attraverso i suoi luoghi e, e la vita che vi si svolgeva. E ovviamente questo è un racconto diacronico, per cui cominceremo un po' dall'epoca classica, diremo qualcosa e poi ci sposteremo al Medioevo e poi ci sposteremo a alla prima metà dell'Ottocento. La prima metà dell'Ottocento sono gli anni di belli, gli ultimi anni dello Stato pontificio, dopodiché c'è stata nel 1870, come sapete, una cesura che, che ha cambiato tutto e, e ha trasformato per sempre Roma. Quindi è questa la cosa che cercheremo di affrontare. Allora, perché vogliamo affrontarla? Perché questo rione, eh, me lo sono chiesto, questo rione in effetti riassume in sé la complessità della storia di Roma. Come vedrete ha subito delle vicende o ha attraversato delle vicende che lo hanno portato più volte a cambiare pelle, con un ricambio completo della popolazione e delle attività che vi si svolgevano. Quello che merita di essere raccontato per quanto possibile in dettaglio è l'Aventino che ne era il fulcro. L'Aventino, sapete, è un doppio colle, c'è cioè un Aventino maggiore che è quello che, eh, che conosciamo maggiormente e un Aventino minore eh, che è un po' il fratello. Il fratello brutto, tra virgolette, del Laventino Maggiore, in quanto dopo l'età romana è rimasto praticamente spopolato. Perché era il fulcro Laventino? Perché era insieme un luogo sacro e un luogo politico, unito al resto della città in certi momenti, unito profondamente come vedemo, ma anche isolato e si è trovata a ospitare edifici religiosi, la plebe i ricchi, gli imperatori romani, i baroni che spadroneggiavano in città nel XIII e nel XIV secolo, imperatori del Sacro Romano Impero, papi, e alla fine poi questa, questa straordinaria parabola eh, storica, eh, prima del 1870, eh, è, è rappresentata dagli orti e dalle vigne, quindi tutta la, la gloria, l'importanza dell'avellino e dell è lentamente eh, sfumata nel, negli orti e nelle vigne dei pellegrini che continuavano, continuavano a attraversare la parte pianeggiante per raggiungere San Paolo. Eh, era un luogo all'origine sicuramente boscoso ve lo, vede, ve lo dovete immaginare coperto di boschi era la caratteristica principale che l'aventino minore ha mantenuto a lungo e l'aventino maggiore abbastanza diciamo quindi questo è il quadro eh, un posto un po centro, fulcro della, eh, della città eh, con un ruolo politico importante e un po' Cenerentola, nel senso che poi alla fine è finito completamente spopolato, o meglio popolato di, di vigne e di orti. Proprio per mettere eh, in evidenza questa ultima... Quest'ultimo aspetto dell'Aventino, l'aspetto finale dell'Aventino, prima del, poi del, della rinascita del 1870, ho messo questa stampa di Bartolomeo Pinelli. Eh, vi avevo detto nella prima lezione che avrei usato spesso immagini, mappe che, che rendono un po' l'idea del, della cosa. È un'immagine, eh, un una rappresentazione un po' statica, ma rende bene l'idea di quello che era l'Aventino. Vedete una vendemmia. Con i personaggi eh, alcuni lavorano altri fanno finta di lavorare sullo sfondo si vedono le chiese dell'Aventino e, e basta questo questo è tutto e, e quindi da qui cominciamo eh, dalla fine diciamo cominciamo ricominciamo dall'inizio e cercheremo di raccontare l'Aventino scusate ho sbagliato Allora, e adesso dobbiamo entrare nel vivo del, del racconto: nel dove, cos'è questo, questo rione, come si è sviluppato, quali parti cercheremo di approfondire. Allora, innanzitutto. Diciamo che le, le divisioni della città murata, la città dentro le mura aureliane, sono state modificate spesso, ma grosso modo hanno continuato a ricalcare, tranne i brevissimi periodi, la divisione delle regio Augustee. In particolare, il rione Ripa. Dove per Rione Ripa intendiamo quello del catasto gregoriano, cioè del 1834, è stato completato questo catasto, in realtà è diventato attivo già alla fine dell'occupazione francese. Corrispondeva a due regio agustee, la 12 e la 13, Piscina Pubblica e Aventinus. Nel 1921, questo grosso territorio è stato suddiviso in tre rioni. Ripa, Testaccio e San Saba allora l'area eh, marrone o ocra eh, è quella che corrisponde al rione Ripa storico quello del Catasto Gregoriano è stato diviso in tre rioni come, come vi ho detto dove Ripa praticamente comprende il nome Ripa è rimasto all'Aventino Maggiore più, a qualche più qualche parte del foro Boario e l'isola Tiberina. Testaccio è un rione completamente nuovo che corrisponde all'area pianeggiante eh, che affaccia sul Tevere. E infine San Saba è il rione, anch'esso nuovo, che corrisponde all'aventino minore. Quindi, come vedete, la vicenda amministrativa eh, è questa. Quindi noi attraverseremo nel, nel nostro racconto tutte e tre queste parti, anche se nella passeggiata attraverseremo soltanto i rioni San Saba e Ripa, perché altrimenti sarebbe stata semplicemente troppo lunga. Bene. Eh, il rione quindi è, è diviso nettamente in due parti: un'area collinare, quindi il piccolo e il grande Aventino, due aree pianeggianti che corrispondono a testaccio e al foro boario, che, come ho detto, arrivava fino all'isola fino a, alle pendici del Campidoglio, e poi un'area insulare che è l'isola Tiberina, che però verrà inclusa per, per comodità nella descrizione del rione sant'angelo che sarà la prossima la, la passeggiata successiva che sarà a gennaio se non ricordo male allora innanzitutto eh, cominciamo dalle difese del rione il rione era che si voglia o no era un rione periferico nel senso che è, era a contatto con il fuori con quello che era eh, la campagna romana, con tutti i pericoli che venivano dal Tevere, per cui fu fortificato. Fu fortificato con, prima a cominciare dall'Aventino propriamente detto, dalle mura cosiddette serviane, e in epoca reggia e repubblicana ospitava ben quattro porte delle mura serviane, la nevia che era sul piccolo aventino, la rauduscolana che corrisponde grossomodo all'attuale piazza Albania, la lavernale e la trigemina. La lavernale è sulla salita che porta all'aventino maggiore da, da via Marmorata e la trigemina era invece praticamente sul Tevere. Successivamente, come sapete, sono sta è stato costruito un secondo cerchio di mura. Quello delle mura aureliane che ha protetto anche l'area pianeggiante che corrisponde all'attuale all rione Destaccio. Quindi eh, diciamo le, le mura hanno, hanno creato un'area ehm, un, um, eh, un chiusa intorno a tutto quello che noi chiamiamo, abbiamo definito come rione Riva. Infine, l'ultimo intervento sulle difese del Rione fu il bastione di Paolo III, che però eh, diciamo faceva parte di un progetto di ricostruzione abortito delle mura urbiche, di cui eh, resta eh, il bastione del Sangallo vicino a Porta Ardeatina. E, e questo bastione di Paolo III, che però è sulle pendici dell'Aventino, e che quindi avrebbe lasciato fuori. Tutta la parte di nuovo, la parte di Testaccio, probabilmente per migliorare la difendibilità del, della città. Allora, questa è, eh, è la situazione delle difese del, del rione Riva. Il rosso, vedete le mura, eh, le mura cosiddette serviane. E in azzurro le, le quattro porte delle mura serviane di cui vi ho parlato, di queste porte non esiste praticamente nulla, anche se qualcosa è stata vista quando sono state aperte le strade durante l'urbanizzazione. In nero e in ocra sono le mura eh, aureliane e in ocra le, le porte che insistono nell'area del, del rione Riva. Porta Latina, Porta San Sebastiano, Porta Ardeatina che non c'è più, sono gli archi sulla Cristoforo Colombo e Porta San Paolo che, che conoscete bene tutti. Bene, questo è il quadro in cui, il quadro, il contesto in cui ci muoviamo. Ah, questo è il bastione del, di Paolo III Farnese che Potete vedere passando su via Marmorata si vede questo grosso sperone di mura che è rimasto però incompleto, in incompiuto e stava all'incirca in corrispondenza della porta lavernale. E quindi, eh, diciamo, Paolo III e i suoi architetti, meglio, hanno. Hanno riproposto e riprodotto la scelta fatta al suo tempo dagli architetti romani dell'età medio -repubblica repubblicana o regia no, ma sono comunque repubblicana. Allora, cominciamo dall'area collinare. Allora, innanzitutto. Una premessa: le alture dell'Aventino, tutte e due, quella maggiore e quella minore, sono state protagoniste de della storia più remota di Roma. Lo sapete che Romolo e Remo, il primo sul grande Aventino e il secondo sul piccolo Aventino, hanno visto gli auspici e, e poi alla fine, insomma, sapete come è finito, male diciamo. E in età medio repubblicana comunque il Grande Aventino che era il colle per eccellenza della, della plebe ha cominciato a vedere la realizzazione di molti templi importanti. Ne cito qualcuno. Cerere, Libero e Libera, Giunone Regina, Diana. Tenete conto che di tutti questi templi in realtà non, non c'è nessuna... Eh, Evidenza archeologica, tranne qualcosa, tranne alcune colonne che si suppone siano state riutilizzate nelle chiese dell'Aventino, però l'evidenza archeologica precisa di questi templi non c'è. E questo è uno dei problemi dell'Aventino che mi hanno indotto a scrivere benissimo, a capire che sono so, eh, so misteri. Comunque, in età imperiale il colle poi ha cambiato pelle per la prima volta o la seconda e hanno cominciato a nascere molto, molte domus ricchissime, di cui restano di nuovo resti sporadici. Alcune sono, sono nel, negli scantinati del, delle abitazioni attuali, come la domus bellezza, per esempio, che prende il nome appunto dal villino bellezza. Che Siede comodamente sopra questa Domus che è stata in parte scavata e varrebbe la pena di vederla, ma è praticamente, un, praticamente impossibile. Ci sono edifici termali importanti, come le terme del Deciane, dell'imperatore Decio, di cui vedremo al massimo qualche muro perché sono state inglobate poi in un casale eh, oh no. costruito successivamente, il Casale d'Orloni quello che si può dire, l'avrete capito, è che le conoscenze archeologiche sul Laventino sono disomogenee e sporadiche nonostante che il Laventino non sia un colle molto costruito. Mancano purtroppo delle, eh, delle ricerche, eh, diciamo, continuative che razionalizzino il, il tanto materiale che è stato trovato, ma sempre materiale sporadico. L'unico elemento che, che è ben definito sono proprio le terme deciane, da cui vengono anche alcune sculture che, eh, che sono ai, una sicuramente ai musei capitolini. Tipo, queste considerazioni che abbiamo fatte finora valgono anche per il piccolo Aventino, dove spiccano due complessi. Esastici, eh, religiosi vale a dire san sabba e santa balbina ambedue costruiti su edifici romani in particolare il primo san sabba sulla quarta corte dei vigili e eh, santa balbina sulla domus di cilone che era un personaggio importantissimo eh, amico personale di settimio severo che eh, che di fatto ha governato roma in assenza del, dell'imperatore quando l'imperatore si allontanava dalla città allora queste sono due eh, due mappe che mostrano questa e la successiva che vedrete dopo che mostrano la, situa la situazione sul eh, sul ventino maggiore la mappa è presa da eh, da un testo di Filippo Guarelli, che in realtà è un manuale di archeologia che riguarda Roma. Filippo Guarelli è uno dei più grandi topografi viventi eh, di, di archeologia romana e, e lui è sempre molto prudente nel preparare anche le sue mappe. Se vedete qua c'è segnato soltanto le terme deciane che sono quelle nel cerchio rosso e si vedono benissimo, tutte le altre sono cose prese un po' con, uh, con qualche dubbio eh, e quindi lui si è limitato a, a segnare le cose, le cose sicure, eh, quindi sull'Aventino come vedete non c'è molto. Ovviamente, da, da quando lui ha fatto questa mappa, quando poi ai giorni nostri qualcosa è successo, qualche razionalizzazione dei dati già, già trovati eh, è stata fatta, qualche scavo, saggio ulteriore è stato fatto, ma insomma la situazione è comunque di poca. Di poca chiarezza sull'aspetto sull generale. Si sa che cosa c'era, si sanno i nomi dei templi, si sa che forse c'era la casa privata dell'abitazione privata di Traiano. Tanto per, però la collocazione esatta, lo scavo archeologico, di, queste, eh, di questi edifici non è stato fatto. Lo stesso discorso vale per l'Aventino Minore. Questa cartina è presa da, eh, da un altro archeologo, Andrea Garandini, il quale invece <ride> ha un approccio completamente diverso da quello di, eh, eh, di, di Guarelli. Però alla fine, pure lui mette in evidenza solo le cose principali. Vedete, nei due cerchi rossi c'è il complesso di San Sabba, sopra la stazio della corte, de, la quarta corte dei Vigili e c'è Santa Balbina eh, che sta sopra alla Domus Cilonis. Poi ovviamente io non l'ho citato ma c'è l'enorme mole delle terme di Caragalla che occupano una bella parte del territorio ma comunque sono nella parte, eh, nella parte pianeggiante. E... e niente, questo... Questa è la situazione. Di tutta questa situazione archeologica sono stati individuati con certezza alcuni tracciati viari, come vedremo, sia sul piccolo che sul grande Aventino, e, e poco più. Eh, tranne le cose che sono state direttamente riutilizzate, come nel caso di Santa Balbina, per essere trasformate in un edificio religioso. Allora, adesso possiamo andare avanti e passare alle aree pianeggianti. Allora, le aree pianeggianti, mentre quelle collinari avevano una funzione che abbiamo individuato almeno per grandi linee come residenziale oppure religiosa, una situazione che poi si è protratta in effetti. Dopo la fine dell'età classica, eh, le chiese hanno preso il posto dei templi, ma diciamo questa funzione religiosa più o meno è rimasta e la funzione residenziale fino a un certo punto è anch'essa rimasta. Le aree pianeggianti invece, per le aree pianeggianti il discorso è completamente diverso, nel senso che la funzione principale della pianura di Testaccio, ad esempio, era quella commerciale e portuale Tant'è che sapete, sul Tevere ci sono, delle, sono state scavate delle, delle strutture portuali che in realtà erano lunghe qualche chilometro. E, il motivo della lunghezza è semplice: il porto Tiberino, che era il capolinea del, del cortone ombelicale che, che legava Roma ad Ostia e a Porto, era distribuito lungo il Tevere, che è un fiume stretto. Non c'era modo di, di manovrare le imbarcazioni su un fiume con una corrente piuttosto veloce e poco spazio per le manovre, per cui le imbarcazioni venivano ormeggiate lungo una linea, non venivano mai affiancate. E questa è la ragione per cui queste strutture portuali arrivavano in realtà fino a pian due torri, se non sbaglio, almeno fino a pian due torri a via della, della Magliana. E comunque, diciamo, nell'area di Testaccio sono concentrate alcune strutture commerciali degli Orrea, come il, gli Orrea Galbana, il Porticus Emilia, di cui, su cui si discute, ma insomma, a grosso modo doveva essere una struttura commerciale. E poi un altro elemento che addirittura ha dato il nome a tutto il rione, vale a dire il Monte Testaccio, che è formato da, da frammenti di, di milioni di anfore, di anfore per lo più olearie. E, e dà un'idea della intensità e della continuità dei commerci in quest'area. Ora tutto questo fervore commerciale a Testaccio, ecco qua vedete eh, la cartina archeologica eh, di Testaccio, vedete che praticamente la metà del dello Spazio del rione che arrivava fino alle mura, Aurelie, che arriva attualmente fino alle mura aureliane, eh, è occupata da, da magazzini. Io vi ho citato gli Orrea Galbana e il Portico Semiglia. In realtà, poi ce n'erano altri, come gli Orrea Lolliana di cui non è stata trovata l'evidenza, ma è stata trovata un'epigrafe, un insomma, era una struttura. Eh, una struttura a servizio del porto che dovete comunque immaginare e pensare come un qualcosa che era indissolubilmente legato al, a quello che succedeva a mare, cioè a, a Ostia e a Portus. E... Va bene. Allora, cosa è successo in epoca medievale? L'area pianeggiante di eh, Testaccio ha mantenuto un'attività un portuale, una funzione portuale. Il porto principale era quello di Ripa Grande, diciamo era sulla riva destra del Tevere, sulla riva sinistra c'era egualmente un approdo, la, la Ripa Greca, eh, eh, che serviva però a traffici minori ma non per questo poco importanti perché sulla riva sinistra c'erano i magazzini di stoccaggio del sale le salare il sale proveniva dalle saline ostiense e portuense almeno fino a che hanno funzionato e quindi ha svolto questa forse modesta funzione d'altro canto doveva eh, approvvigionare una città che eh, è passata da quasi un milione di abitanti a 50.000 abitanti, probabilmente in epoca medievale, poi è risalita. Ma insomma, comunque, siamo molto lontani dalle cifre dell'epoca classica. Cosa è successo al resto della pianura? A parte questa modesta occupazione, eh, c'erano delle linee semplicemente. Allora, adesso qua vedete, eh, come vedete, le immagini e le mappe tornano continuamente, ci danno una mano a capire. Nel cerchio rosso sulla destra c'è, eh, eh, scusate, sulla destra è rappresentato un frammento della mappa di Nolli, e nel cerchio rosso ci sono le due zone rappresentate in questi due acquerelli di Rosler-Franz. Il primo corrisponde a questo, a questo vertice del triangolo. In fondo, vedete, c'è il campanile di eh, Santa Maria in Cosmedin. Sulla sinistra c'è la salara nuova, i, i magazzini del sale. Questa è, la stesso, è lo stesso pezzetto preso, però eh, un po' più indietro, in questa posizione, grosso modo. E qua non si vede più il campanile di Santa Maria in Cosmedin si vedono gli edifici sulla destra che sono sulle pendici dell'Aventino e si vede una, questa specie di, di piccolo scalo che poi è stato rappresentato anche in altri, eh, in altri quadri tra cui uno di... Eh, come si chiama il vedutista? va e molto accurati che mostrano proprio lo scarico dei sacchi di sale per, per la salara poi che è successo il resto della, della pianura è quello che vedete e, diciamo lo scalo era più o meno in questa zona dove sto muovendo il cursore del mouse per il resto vedete c'è un insieme di terreni agricoli tenuti a vigna per lo più, c'è il monte Destaccio che in questa cosa, qui siamo nel 1750, era circondato da edifici e famose grotte di Destaccio che poi sono diventate osterie, e, e poi qua a destra del monte Destaccio si va verso la piramide, ma prima ci sono i prati del popolo romano. Eh, la zona che, 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 che diciamo per antica tradizione per volontà del governo era a disposizione del popolo romano qui si svolgevano le famose ottobrate romane e, e poi come vedremo anche altri giochi nel, nel medioevo però ci arriviamo un, un pezzetto alla volta quindi vedete che rispetto a quel panorama eh, affollato di magazzini portuali di orrea pieno di vita ce lo possiamo immaginare c'era un, un paesaggio agreste con eh, con tante vigne e, e basta <ride> benissimo allora l'altra area pianeggiante è quella eh, diciamo di, di, di santa maria in cosmedin che corrisponde al foro boario e soprattutto corrisponde la prima parte del foro boario a un'area, a un'area, scusate, eh, santuariale dedicata ad Ercole, perché ci sono ben tre templi dedicati ad Ercole, l'Ara Massima di Ercole che sta sotto Santa Maria in Cosmedin, un altro tempietto minore sempre dedicato uh, ad Ercole, grosso modo dove adesso c'è un palazzo comunale lì e sotto c'è un mitreo tra l'altro e poi il terzo è quello che viene chiamato normalmente Tempio di Vesta che in realtà è il Tempio di Ercole Oleario quindi vedete che c'è questo culto di Ercole, non a caso in una zona dove era probabilmente possibile guardare il Tevere, perché eh, era una zona di commerci, di incrocio di commerci che venivano dal, dall'interno e dal mare. E... C'è da aggiungere che nella zona dove sta adesso l'anagrafe in realtà c'erano altri magazzini e strutture portuali. Quindi, come vedete, quest'area portuale distribuita per, in lunghezza in realtà era, era enorme. D'altro canto, eh, ho letto recentemente un articolo in cui si parla, in cui hanno analizzato la... Diciamo la distribuzione dei magazzini è un articolo criticabile sotto molti aspetti perché non distingue tra magazzini che, tratta, che servivano a immagazzinare il grano e magazzini per altre merci. Comunque, grosso modo, eh, il volume dei magazzini era diviso a metà tra Roma e, e l'insieme di Ostia e di Porto, grosso modo. Quindi queste, queste strutture vanno per forza di cose pensate insieme, perché i magazzini di Ostia e di Porto svolgevano un ruolo fondamentale che non poteva essere completamente coperto da Roma, dai magazzini di Roma. Questa è la situazione attuale. del, eh, No, non è la situazione attuale, chiedo scusa. È la situazione nel 1750 e fino al 1870 della piazza. Una piazzetta in effetti davanti a Santa Maria in Cosmedin. Eh, vi prego di notare due particolari. Allora, questa è Santa Maria in Cosmedin, questa è la fontana che attua circolare che sta davanti a Santa Maria in Cosmedin. Se si riesce a attraversare la strada ci si arriva. E questo è il tempio di Ercole Oleario e questa moschetta microscopica che sta qui è una fontana a beveratoio eh, che vi cito perché esiste tuttora è stata semplicemente spostata e domenica vi mostrerò dove è finita bene allora adesso cerchiamo di parlare di focalizzare un po l'attenzione sull'Aventino allora e soprattutto su un periodo che ha visto la rinascita dell'Aventino, perché è indubbio che c'è stato dopo il VI secolo, fino al VI secolo, VII secolo, c'è stato un momento di crisi, però c'è stata poi una rinascita eh, per il colle e per il suo ruolo politico e sociale. E alla fine, al culmine di questo periodo di rinascita, tornerà o, e diventerà... Centrale nella politica romana di quei secoli. Ma è stato anche il suo can canto del cigno, perché dopo questa rinascita che si conclude grosso modo nel XV secolo, eh, forse più nel XIV diciamo, e il XV secolo, tutto il colle, a parte gli insediamenti religiosi che diventeranno che sopravviveranno, diventerà tutto un grande vigneto. Sia il colle che la via, della pianura, l'avevamo già detto. Allora, vediamo come si è svolto questa, questa sorta di rinascita del, dell'Aventino: quindi, hanno cominciato ad arrivare le comunità monastiche che si sono insediate nelle vicinanze degli, degli edifici religiosi. A partire dal VI secolo, cominciano a sorgere edifici destinati a personaggi eh, di alto rango. Il momento più alto di questo, che io ho chiamato Rinascimento dell'Aventino, perché a tutti gli effetti lo è, è stato un momento in cui Ventina è diventato uno dei poli della politica romana e non solo, perché il colle è diventato la sede a Roma degli imperatori germanici, dagli Ottoni, Ottone I, II e Terzo, e Arrigo VII. Quando è riuscito a arrivare a Roma in maniera e contemporaneamente sul colle si sono installate le grandi famiglie baronali, come quella dei Crescenzi e poi quella dei Savelli. Quindi c'è stata una rinascita che ha fatto crescere in qualche modo l'importanza politica del colle, ma non era ancora sufficiente perché gli insediamenti comunque erano un po' fini a se stessi. La logica fu che tutti, incluse le strutture religiose, eh, tesero a fortificarsi, a, sì, a fortificarsi. Si vede bene sull'Aventino e si vede ancora meglio sul piccolo Aventino, dove si vedono ancora, adesso vediamo la mappa, le strutture fortificate che proteggevano San Sabba e Santa Balbina. Diciamo che da questo poi Rinascimento, da questo che ho voluto chiamare Rinascimento, in realtà il piccolo Aventino è rimasto fuori perché è rimasto comunque poco popolato e piuttosto selvaggio. Comunque adesso cerchiamo di vedere, di farci aiutare dalle mappe esatto. e, da, e, dalle, e, esatto. e dalle stampe. Allora, questa è una stampa che è del 1840, quindi parecchio dopo il periodo di cui stiamo parlando, in cui però l'Aventino eh, risulta o appare chiaramente come una fortezza. Vedete che è un grosso sasso piantato in mezzo alla pianura, da una parte c'è il testaccio, dall'altra c'è il foro Boario, un grosso sasso con parecchi edifici e soprattutto pieno di torri, chiaramente fortificato. Quindi questo... È l'Aventino Maggiore. Per quanto riguarda l'Aventino Minore, scusate, questa era la situazione, eh, questa è la situazione nel 1750, ma nel medio, nel, nel XIII e XIV secolo non era molto diversa. Ci sono due grandi strutture religiose, San Saba e Santa Balbina, circondate da mura lontane l'una dall'altra perché in effetti non sono vicinissime e poi, e poi il nulla. Quindi immaginatevi questo, questo posto nel XIII e XIV secolo, probabilmente le vigne non c'erano ancora, coperto di boschi, con queste due fortezze isolate e, e completamente buio naturalmente durante la notte. Quindi è un'immagine molto diversa da quella che ne possiamo avere ora. Allora, vediamo di, di leggere un po' meglio i secoli della centralità dell'Aventino. Allora, abbiamo individuato come, come secoli d'oro dell'Aventino quelli grosso modo dal X al XIV secolo. Vi ho detto che ha ospitato tre imperatori del Sacro Romano Impero, che, che venivano a Roma per esservi incoronati, ma spesso si trattenevano anche a lungo quindi Ottone I, Ottone III, manca Ottone II perché non... Ottone II è stato associato al trono imperiale da Ottone I, per cui in effetti non è stato incoronato a Roma, però c'è passato pure Ottone II. E poi finalmente il povero Enrico VII in quale... sul quale si... Riversarono molte speranze che si è trovati in mezzo a una guerra civile feroce. Siamo nel 1300: il Papa non c'è, eh, Roma è, è in mano alle bande, eh, alle soldatesche de, de vari, dei vari baroni, schierati chi con i guelfi, chi con i ghibellini, insomma era un caos totale. Tant'è che lui, con un esercito modesto, è riuscito a entrare a Roma. Però, non è mai riuscito ad arrivare a San Pietro, cioè ha provato perché ci teneva molto a essere incoronato a San Pietro, ma poi ha dovuto ripiegare su San Giovanni. E... Questo è un racconto che poi, diciamo, merita la vista di qualche immagine che vedremo dopo, perché il... su un codice. Eh c'è tutta la storia de, di Enrico VII il giorno della sua incoronazione quindi eh, dopo ce la vedremo e ce la gusteremo poi diciamo sull'Aventino visto che lì c'era la fortezza dei Savelli almeno un Papa, Onorio IV Savelli ha stabilmente risieduto sull'Aventino dove ha proprio trasferito la corte pontificia sull'Aventino è stato svolto pure un conclave non ho citato Onorio III che ugualmente ha ha risieduto sull'Aventino perché eh, non è certo che sia un Savelli, c'è tutta una diatriba che adesso è inutile entrarci, comunque c'è chi dice che non fosse affatto della famiglia Fave Savelli, comunque pure lui diciamo, è entrato in questo filone di, eh, di personaggi importanti che hanno dato lustro all'Aventino. E io poi riflettevo su un'altra cosa tutta questa centralità politica dell'Aventino trova un riscontro anche nella centralità sociale della pianura di testaccio. Perché nella pianura, sulla pianura di testaccio, guarda caso in corrispondenza ai secoli di maggiore importanza dell'Aventino, si svolgevano i giochi di carnevale. Voi direte, beh, una sfilata dei maschere, ma chi se ne importa? E eh no perché i giochi di carnevale erano importantissimi, coinvolgevano l'intera città, la partecipazione era anche obbligatoria e coinvolgevano le città in qualche modo soggette a Roma, le quali dovevano provvedere a tutte le spese per la loro partecipazione. Quindi, allora, tutta la città partecipava a questi giochi. I giochi consistevano, adesso vedremo una stampa che ce li racconta, non, non ve lo voglio anticipare, e comunque avevano un'importanza sociale e politica che noi non riusciamo nemmeno a immaginare. Aggiungete pure che a questa eh, centralità della pianura di Testaccio va aggiunta anche la Via Crucis, che guarda caso anche quella si è svolta praticamente da, diciamo dall'anagrafe, dall dal Campidoglio. Seguendo il percorso della via Marmorata e poi salendo su Testaccio, che, era il, che rappresentava il Golgota, fino al XV secolo, dopodiché, quando la politica si è spostata altrove: è tornata in Vaticano, eh, altre zone sono diventate importanti, il, l, l, quella dei banchieri, eh, cioè Roma è cambiata completamente. Anche i giochi sono migrati altrove, non si sono più svolti a Testaccio. E, la stessa cosa vale per la Via Crucis che si è spostata al Colosseo, come sapete. Quindi è stato sono stati veramente due o tre secoli di massima importanza dell'Aventino che poi la decadenza eh, come polo politico ha allontanato i giochi e tutto quanto c'era collegato dall'Aventino. Allora, qua vi mostro questa... L'incoronazione di Enrico VII che proviene dal Codex Balduini-Trevirensis che mostra eh, tutte le fasi dell'incoronazione. Allora Enrico eh, VII parte, Enrico eh, VII era un imperatore molto giovane e piuttosto debole politicamente, parte dall'Aventino dal scortato da da tre cardinali che erano i cardinali legati dal Papa per l'incoronazione va, va a San Giovanni viene, eh, viene incoronato e durante il ritorno all'Aventino dotato di, di corona imperiale perché fino a quel momento era soltanto un re era stato eletto dai principi tedeschi, però era, era un re, non aveva ancora la dignità imperiale. Da questo momento, vedete che qui è rappresentato con una corona diversa, eh, ha la dignità imperiale, riceve l'omaggio del, eh, della popolazione giudaica che, che gli offre il Pentateuco e finalmente sale sull'Aventino per, per un banchetto. Eh, è una festa, una festa un po' l'impressione è quella di una festa un po' in tono minore. Aggiungo, e poi ne parleremo magari domenica, che poi in realtà la festa è finita male perché il popolo si è divertito a bersagliare questa, il, la sommità dell'Aventino tirando di tutto. Adesso non sto a entrare nei particolari, comunque eh, non è stata poi una festa finita bene. E, è un'immagine della... Della, della situazione dell'imperatore e della e della sua debolezza. Bene. Ah, scusate, eh, vi volevo far vedere questa immagine, eh, una stampa, questa del 1550 con i giochi di testaccio. I giochi si svolgevano in questo modo, almeno questa parte, poi c'era anche un palio delle corse di cavalli, ma comunque questa parte è più... Popolaresca e cruenta consisteva nel gettare dalla sommità della, del monte Testaccio dei carri con dei maiali all'interno che venivano, arrivavano a valle e lì venivano contesi dal popolo che cercava di, di prendere il possibile di, di questi poveri maiali che, ovviamente, non finivano bene. Contemporaneamente sulla pianura si svolgeva una giostra con i tori, quindi era anche un'attività abbastanza pericolosa. E vedete come è rappresentata in questa stampa l'affollamento di popolo. Si vede bene eh, la piramide porta San Paolo e dà un'idea abbastanza compiuta del, eh, del modo in cui questa, eh, questa festa, questa eh, solennità venisse, eh, venisse seguita. bene Allora. Adesso eh... c'è un problema tecnico, abbiate pazienza. Oh, ecco fatto. Allora adesso siamo, stiamo ormai finendo, non vi preoccupate, e, vediamo un po', parliamo un po' della passeggiata perché molti di voi mi hanno chiesto informazioni, adesso cercherò di darvele il più dettagliate possibile, quando avremo finito questa, questa chiacchierata... Quando avremo finito questa chiacchierata eh, vi inoltrerò sulla chat e via email il materiale che ho preparato dove ritroverete tutte queste informazioni. Dunque, innanzitutto la passeggiata si svolgerà tutta all'interno del Rione Ripa. Inizieremo dalla stazione di Porta San Paolo della Roma Lido. Ci vedremo nei giardinetti di fronte all'uscita della stazione, basta attraversare la strada semplicemente per, per vederci un po' più facilmente. Quindi il percorso che faremo partendo da, da Porta San Paolo sarà quello di salire prima sul piccolo Aventino, dove raggiungeremo San Sabb e Santa Balbina, poi raggiungeremo il Grande Aventino dove avremo due o tre punti di sosta, uno a Santa Sabina, uno alla, eh, alla Rocca Savella e, e poi scenderemo attraverso il, il clivo di Rocca Savella a Santa Maria in Cosmedin eh, dove la passeggiata avrà termine. La lunghezza complessiva sono circa 3 km e mezzo non è moltissimo, ma tenete conto che ci sono un paio di salite sul piccolo e sul grande Aventino e c'è una discesa che anche se è su una strada asfaltata è un po' ripida verso il lungo eh, verso il lungo Tevere. E allora, eh, diciamo il motivo per per, per aver scelto un appuntamento a Porta San Paolo, è che abbiamo un vincolo temporale per la visita a San Saba. San Saba apre alle 9.30 e la prima messa è alle 10.30. Quindi alla stazione di Porta San Paolo ci dobbiamo vedere qualche minuto prima delle 9 Io ho segnato 8.50. Ci muoveremo il prima possibile, comunque al massimo entro alle 9.00. Perché altrimenti rischiamo di non poter vedere in pace San Saba, che sicuramente merita una visita accurata. Se qualcuno per qualche ragione fosse in ritardo, perdesse il treno, l'appuntamento il appuntamento successivo è proprio alla Basilica di San Saba. Usate la chat intanto per confermare la vostra presenza domenica e poi utilizzatela per qualunque comuni comunicazione, nel caso foste in ritardo, in modo che io possa sapere e devo aspettarvi a San Sabba. Comunque tutte le indicazioni, il materiale informativo, una descrizione del percorso le troverete sul materiale che vi mando sulla chat e, e via email alla fine della presentazione. Il materiale è pronto, quindi appena abbiamo finito provvederò a spedirlo. Allora, adesso una, eh, una cosa dolorosa, nel senso che per ora le previsioni meteo per domenica non sono buone, come probabilmente sapete tutti. Io, per esperienza, so che spesso queste previsioni più o meno catastrofiche poi non si avverano, anche perché basta un minimo ritardo nello spostamento della perturbazione e magari ci, ci regala mezza giornata la mattina di, di tempo bello e poi piove la sera, ma chi, chi non ci interessa. Quindi, eh, però considerando che, che si tratta di una uscita collettiva, non posso dirvelo all'ultimo momento, entro sabato vi, vi confermerò o meno oh, la passeggiata. Io eh, cerco sempre di evitare i rinvii che creano un mucchio di problemi, sia a voi che a me, però se, se proprio fosse indispensabile, lo faremo. Allora, questo è il percorso della passeggiata: quindi la partenza è da Porta San Paolo, saliremo prima di tutto a San Saba, poi raggiungeremo Santa Balbina, da Santa Balbina scenderemo a, a Via Laventino, percorreremo la via della Fonte di Fauno, passeremo davanti a Santa Prisca. Non so se ci fermeremo perché poi la chiesa non. Non è che sia bellissima, comunque. Se c'è tempo, ci fermeremo al casale d'Orlonia, poi a Santa Sabina e alla Rocca Savella. Di lì scenderemo attraverso il clivo di Rocca Savella e andremo a Santa Maria in Cosmedin e ci sposteremo poi davanti al tempio di Ercole Oleario, dove racconteremo qualcosa. E, e niente ci saluteremo il ritorno a, a, a Porta San Paolo può essere fatto con un autobus dell'ATAC o se qualcuno preferisce venire in macchina ovviamente può farlo questo dipende, dipende da voi l'importante è che il primo appuntamento sia, sia rispettato non posso aspettare assolutamente oltre le nove perché poi saltano tutti i programmi e soprattutto la visita a San Saba Ah, un'ultima cosa ehm, che non vi ho detto allora io per quando faccio queste passeggiate poi trover, ne troverete traccia sul, sul materiale che vi mando prevedo sempre una sosta bar allora eh, purtroppo questo è un percorso in cui i bar non è che siano tanti allora ovviamente c'è quello alla piramide, alla piramide però Sempre col vincolo e tenendo presente che alle 9 al massimo dobbiamo muoverci. Poi gli altri bar li troveremo eh, a Via Laventino dove attraverseremo per eh, raggiungere eh, via della Fonte di Fauno. Qui ci sono un paio di bar, dopodiché, non ce ne saranno più. Quindi tenete presente, tenete presente questo problema che è così: purtroppo sulla Ventino non ci sono bar. E non ci sono nemmeno intorno a Santa Maria in Cosmetin, forse no, non, non ci sono. Bisogna arrivare a Via della Paglia, insomma, un po' lontanuccio. Questa è, è la cosa importante che volevo dirvi. Un'ultima notazione riguarda le citazioni che troverete, diciamo. Per costruire questa passeggiata e quello che, che vi verrà raccontato, ho utilizzato il testo di Ferdinand Gregorovius, la storia della città di Roma nel Medioevo, parzialmente, eh, anzi direi decisamente poco, la cronica dell'anonimo romano, poi un testo di Vincenzo Di Gioia, l'Aventino, un colle classico tra antico e moderno, del poligrafico dello Stato. Il testo di Filippo Guarelli, eh, Roma la Terza, che è una guida archeologica ma è splendido, ovviamente i sonetti di Giuseppe Gioacchino Belli, e, e qua ho dimenticato di segnare il testo di Giuseppe Zanazzo, eh, Usi, Costumi e Pregiudizi del Popolo di Roma, eh, un altro libro, Roma Sacra Antica e Moderna della fine del 1600, alcuni, alcuni pezzetti. E poi un paio di articoli scritti da archeologi, tra cui questo di Marcattili, eh, che parla esplicitamente dei culti della Media Repubblica. È piuttosto interessante. E eh, qua ci sono tutti i riferimenti bibliografici che potessero servire. Bene, allora a questo punto siamo arrivando alla fine della nostra. Eh, siamo arrivati alla basta quasi, quindi ci siamo veramente. Però prima, come da tradizione, vi voglio reggere un secondo sonetto, un sonetto di Belli, che sicuramente avrete conosciuto perché è uno dei più citati anche nella filmografia italiana. Eh, si chiama gli soprani del monno vecchio è diverso da quello precedente però contiene degli spunti interessanti che, che cercherò di mettere in evidenza dopo adesso intanto ve lo leggo gli soprani del monno vecchio c'era una volta un re che dal palazzo manno fuori all'ipopoli steditto io so io e voi mm. non siete un cazzo suori vassalli, buzziaroni e zitto io fo dritto lo storto e storto il dritto, posso venneve tutti a un tanta a tutti a un tanto armazzo. Io se ve fo un piccano, non ve strapazzo, che la vita e la roba io ve l'affitto. Chi abita sto monno senza il titolo o de Papa, o de Re, o d'imperatore, quello non può aver mai voce in capitolo. Coste ditto hanno arboia per curiero, interrogando tutti in sul tenore e risposero tutti. È vero, è vero. Benissimo. Allora questo eh, siamo in piena lotta contro l'assolutismo. L'assolutismo non solo pontificio e Belli ha scritto nel 1832 era ancora giovane e focoso, poi cambierà completamente atteggiamento nel corso degli anni. Eh, però fino a che scriverà Sonetti saranno Sonetti piuttosto, piuttosto mordaci diciamo, tant'è vero questo per quelli che non c'erano la prima volta Belli che lavorava per il, lo Stato Pontificio e cioè aveva un figlio che era giudice penale dello Stato Pontificio diede disposizione di bruciare i suoi Sonetti dopo la sua morte fortunatamente l'aveva affidati a un prelato al vescovo Tizzani di Terni, il quale si guardò bene dal bruciarli e anzi li rese pubblici. Per cui, grazie eh, a questo signore, a questo ecclesiastico, noi eh, abbiamo i sonetti di Belli che poi hanno dato la stura a tanti altri artisti, poeti, pittori. Pensate a Rosler Franz che ha lasciato una cosa in immagini simile a quella che ha fatto Belli. Eh, cercando di raccontare Roma e il suo popolo. Allora il sonetto come al solito ha la stessa struttura, le due quartine nella prima eh, si, prepara, eh, si preparano gli avvenimenti, dopodiché eh, incomincia, incomincia a, a discutere dell'editto, a raccontare dell'editto. Ovviamente in, in chiave comica, direi sarcastica. Notate, nella, alla fine della prima quartina e nella seconda quartina, come usa abilmente il pronome io. Io so io e voi non siete in cazzo. Io fo dritto lo storto e storto il er dritto. Io se ve fo un piccano un vestrapazzo che la vita e la roba, io ve l'affitto. In questo modo, con questo artificio, riesce a rinforzare il contenuto di questo editto grottesco, però eh, lui usa questo mezzo per... Eh per colpire l'ascoltatore dopodiché eh, vabbè, continua il racconto nelle tersine in, in maniera più soft nel senso chi vive a questo mondo senza il titolo di papa o di re di imperatore quello non può avere mai voce in capitolo quello non conta nulla e la cosa interessante è la fine indovinate chi è stato il banditore il, il, il corriere utilizzato dal re per eh, propagandare il suo editto il boia il boia che ha interrogato ha chiesto a tutti cosa ne pensassero e, e voi che cosa aveste, avreste detto esattamente questo è vero è vero quindi come vedete riesce a raccontare con pochi con pochi versi a descrivere una situazione in una maniera veramente eccezionale bene allora, a questo punto credo che abbiamo finito.